riguardo il ruolo della PET è notevolmente aumentato, tuttavia ci sono ancora molti punti di discussione sull'effettivo poi utilizzo della PET nella pratica clinica. Vedremo questi punti di discussione in questi tre casi clinici che il dottor Schiavina ci presenterà. Ci fermeremo durante la presentazione per vedere un po' qual è la possibile risposta ai vari requisiti clinici. Oltre alla dottoressa Di Muzzo, che ci darà il suo punto di vista dal punto di vista della radioterapia, e il dottor Suardi dal punto di vista chirurgico, abbiamo anche con noi il dottor Marcello Tucci, che ci darà la sua opinione dal punto di vista prettamente oncologico sui tre casi che Riccardo Schiavina adesso ci presenterà. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito e entriamo un pochino nel vivo dopo tanti dati, cercando di vedere un po' nella pratica clinica anche se si può coinvolgere un pochino il pubblico e vedere che cosa avreste fatto voi. Cominciamo, abbiamo selezionato tre casi della nostra pratica clinica quotidiana. E il primo parla di una ripresa biochimica precoce di un paziente che viene operato nel 2004, prostatectomia, linfadenectomia. Lo stadio patologico è uno stadio con un Gleason che testimonia un tumore ad alto rischio, 10 linfonodi negativi, e il paziente fa una radioterapia adiuvante e 6 mesi di terapia ormonale. Allora, il primo PSA è endosabile, però dopo poco più di un anno il PSA comincia lentamente ma progressivamente a crescere. Abbiamo un doubling time inferiore a 6 mesi e una velocity di 0.36. Allora, noi abbiamo degli schemi da seguire. È vero che il paziente ha fatto una radioterapia ai margini negativi, la probabilità di recidiva locale è veramente molto molto bassa. E abbiamo dei parametri che sono il Gleason alto, la vescicola seminale infiltrata, il PSA relativamente precoce e un doubling time basso, che ci dicono che la probabilità di una recidiva sistemica è questa, è molto alta. Ovviamente quando si tratta di decidere di cercare una recidiva non si può tralasciare la ricerca anche di una recidiva locale preliminarmente. Il paziente ha fatto una visita rettale, un'ecografia e una risonanza negative, poi fa un attacco e una scintigrafia negative. Sappiamo che l'imaging sistemico è praticamente inutile con un PSA così basso, però tant'è che è stato fatto. E abbiamo visto dallo studio precedente che i pazienti con un imaging sistemico positivo devono avere un PSA almeno in media di 20-25. Questi pazienti fanno una terapia ormonale continua, intermittente, ma oggi con la petcolina possiamo forse trovare la sede. Però la domanda è che quale cutoff voi aspettereste per avere un imaging con petcolina. Tutti gli studi li abbiamo visti, la probabilità di positività è proporzionale alla crescita del PSA. Il paziente fa un imaging con un PSA di 1 e 2 e trova un sospetto linfonodo metastatico paracavale singolo, d'accordo? Viene sottoposto, per quanto possa essere accettabile e per quanto va tenuto in considerazione che il paziente era molto motivato a cercare di risolvere in maniera radicale il suo problema, a linfoadenectomia paracavale e iliaca comune, con 13 linfonodi rimossi, di cui 3 sono risultati poi metastatici. Va notato che il primo PSA è endosabile, ma il PSA poi, il paziente è stato messo immediatamente in terapia ormonale. E va notato anche che la petcolina ha dimostrato solo un 30% dei linfonodi realmente metastatici. Allora, a questo punto io vorrei sapere un pochino se siete d'accordo a discutere intanto se la linfadenectomia che è stata eseguita era sufficiente, se era adeguata, e soprattutto se i linfonodi erano veramente stati letti in maniera corretta, in sostanza se era un N0 oppure no. Se il momento opportuno per la PET è lo stesso che avete scelto voi, e se in pratica, anche tenuto conto della scarsa sensibilità, diciamo, della limiti nel quantificare i linfonodi positivi della PET, era opportuno ottenere una chirurgia o una radioterapia mirata. Adesso noi siamo fortunati perché a Bologna abbiamo, e anche a Milano, c'è un centro di medicina nucleare estremamente, diciamo, all'avanguardia. Vedo il dottor Scattoni, che è uno dei massimi esperti, il professor Bonocilla, che lavora a Bologna. E vorrei sapere magari da chi non ha la disponibilità di...
delle metastasi. Effettivamente, è sicuramente il parametro principale, quello delle dimensioni. Però il problema di a che momento scegliere una PET colina, per esempio a Milano so che ormai siete tutti tarati sull'1.5, prima del quale è difficile che, solo in casi eccezionali, oppure quando c'è una doubling time o una velocity, giusto? Qualcuno ha qualche opportunità? Questo paziente però la clinica e il PSA ci dicevano che avevamo una ripresa di malattia, diciamo non locale, e di conseguenza la terapia è la terapia ormonale, e che è quello che ha fatto. Cioè, in pratica la PET in questo paziente ha solamente aggiunto a quello che si fa di solito una linfadenectomia lombo-aortica, eccetera, eccetera. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare è: la linfadenectomia lombo-aortica è servita a qualcosa in questo paziente? Cioè, a me sembra che sia questa la domanda, non in che cosa ha modificato il nostro comportamento, perché comunque con PET o senza PET noi l'ormonoterapia avremmo fatto. Diciamo che sicuramente rimuovere un volume metastatico consente alla terapia ormonale di dover, non dico curare, ma trattare un minor volume di malattia. Su questo non c'è dubbio. Chiaro che noi in questo paziente siamo ricorsi, dopo un primo PSA endosabile, alla terapia ormonale, anche perché si sa che oggi lasciare un paziente metastatico senza terapia ormonale è abbastanza delicato, sia anche da un punto di vista psicologico per il medico e per il paziente. Però sicuramente noi abbiamo dei casi, ma credo che a Milano ne abbiano sicuramente molti di più, di pazienti che linfoadenectomizzati, che sia in basso, che sia in alto, che sia completo, poi questi sono veramente senza malattia. Sono pochi, ma ci sono. E quindi credo che la direzione oggi sia questa. Si tratta solo di vedere quale è il paziente più idoneo a questo tipo di ricerca, che è sicuramente, come dice lei, costosa e invasiva per molti. In ordine Suardi e Cozzarini, che volevano... Sì, la domanda del collega è assolutamente pertinente, no? La PET trova un'utilità se il trattamento poi è diverso. È chiaro che la linfadenectomia... Non sappiamo ancora se dia dei benefici al paziente in termini di sopravvivenza cancro specifico o di progressione clinica, di malattia. Quello che possiamo dire sulla nostra casistica è che l'azzeramento del PSA, che hanno visto anche a Bologna, mi sembra, succede in circa il 60% dei pazienti, un azzeramento completo, un PSA indosabile. Questi pazienti nel nostro studio non sono stati messi in terapia ormonale. La recidiva biochimica si è verificata nella maggior parte dei pazienti, a 5 anni follow up il PSA ha ricominciato a salire in circa il 70% dei pazienti, quindi sono pazienti che non possono essere curati con la linfadenectomia, questo sembra essere abbastanza evidente dai nostri dati. Tuttavia in una grande percentuale di pazienti la terapia ormonale è stata ritardata di 2-3 anni, il che sicuramente... sono terapie costose che hanno effetti collaterali che a nostro parere sono sottostimati in letteratura, per cui è chiaro, bisognerà vedere quali saranno i risultati definitivi. L'obiezione è assolutamente corretta. Cesare Carini penso volesse darci il suo punto di vista. Punto di vista. Come mai non abbiamo utilizzato potrebbe esserci anche un uso della tomoterapia in, passatemi il termine, in adiuvante. Vi racconto questo caso, che è un caso del San Raffaele. Paziente con linfonodi positivi, fa radioterapia postoperatoria sull'oggi, viene operato, modesto carico di malattia linfonodale, radioterapia postoperatoria sull'oggi e area linfonodale pelvica, ormonoterapia per un solo anno, lui decide di discontinuarla, immediatamente recidiva, fa una PET che ci dava due linfonodi lombo-aortici. Viene eseguita una linfadenectomia estesa, 40 linfonodi, 38 risultano positivi per malattia.
esegue un trattamento ormonale post-operatorio, lo interrompe un'altra volta dopo un anno, recidiva nuovamente, viene eseguita una seconda linfadenectomia lombo-ortica, vengono tolti alcuni linfonodi lombo-ortici. A questo punto il paziente fa una tomoterapia post-operatoria sulla catena linfonodale lombo-ortiche. Questo paziente, più una breve ormonoterapia, è libero da qualsiasi trattamento da 3 anni, aveva 38 linfonodi positivi. Questo paziente ha fatto una breve ormonoterapia e sono 3 anni che non riceve alcun trattamento. È un report ovviamente aneddotico, ne sono perfettamente consapevole, ma credo che andare a sterilizzare, visto che vuoi la PET, vuoi la linfadenectomia, ci hanno segnalato la presenza di malattia linfonodale, siamo tutti consapevoli che quelli che avete cavato non sono gli unici linfonodi positivi, io credo che possiamo, sempre nell'ottica di ritardare, di prolungare la progression free survival, di ritardare i trattamenti ormonali che hanno un costo in termini farmaco-economici e di morbidità, possa avere indicazione. Diciamo che si cronicizza un pochino la malattia, questo è uno strumento tra i tanti, però è il più delicato, non c'è ombra di dubbio. Salve, Filippo Longi, Humanitas Radioterapia. Diciamo che la considerazione di fondo che va fatta, soprattutto per quel caso che abbiamo valutato con 3 focalità linfonodali, è che si tratta di un paziente oligometastatico. Il paziente oligometastatico è una realtà che è a metà tra il paziente, diciamo, con malattia localizzata a livello del sito primitivo e malattia che è già, diciamo, vastamente diffusa in tutto l'organismo. Ci sono diverse iniziali esperienze con delle terapie focali che hanno dimostrato, così come fa la chirurgia ad esempio per alcune patologie come le metastasi epatiche o per le metastasi polmonari, che la radioterapia focale possa avere un ruolo, diciamo, alquanto discusso ma potenziale nel controllare la malattia su quel sito, che è un sito a distanza limitato, e come questo tipo di terapia locale possa in un certo qual modo impattare su quello che diceva Cesare, cioè sulla sopravvivenza libera da eventuale poi intervento con chemioterapia o con terapia sistemica. Ricordiamoci che la terapia ormonale ha inesorabilmente una durata di solito nel paziente metastatico che va da 24 a 36 mesi massimo. In un paziente di 57 anni, se riusciamo ad allungare la finestra entro la quale poi dovrà riprendere la terapia sistemica, qualsiasi questa sia, sicuramente abbiamo ottenuto il nostro obiettivo. Chiaramente non ci sono evidenze, però sicuramente possiamo cominciare a discutere di questi sottotipi di pazienti. Dottoressa Di Muzio? Direi che l'aspetto principale è proprio questo, che noi dobbiamo cercare di selezionare i pazienti. È ovvio che una prima selezione sulla base della PET viene fatta proprio sulla segnalazione della presenza di adenopatie. Noi sappiamo che quello può essere, diciamo, un segnale che può corrispondere però ad una malattia più estesa. Quindi quando si parla di linfonodi, in realtà, anche per la relazione che avete sentito prima, la cosa, diciamo, secondo me da considerare è che la malattia non può essere in quel singolo linfonodo, che poi la PET ce la faccia vedere lì, e quindi sicuramente una inclusione nel campo di cura della catena linfonodale estesa o comunque delle aree linfonodali quanto più possibile, secondo me riesce a dare sicuramente dei risultati migliori, un po' come ha detto Cesare, ma anch'io ne ho di esempi di questo tipo in cui addirittura ripetuta la linfadenectomia negativa, PSA in aumento, tomoterapia sulle stazioni linfonodali, il paziente è libero da malattia da 4 anni, anche questo è un paziente di 50 anni e senza assumere nessun altro tipo di terapia. Quindi, prego. Un chiarimento, perché veramente non ho capito questo. L'atteggiamento del San Raffaele, questo è un argomento di nicchia ovviamente, ma comunque l'atteggiamento del San Raffaele è fare comunque una radioterapia profilattica, chiamiamola adiuvante se volete, anche se forse il termine oncologicamente non è perfetto, dopo una linfadenectomia con positività? È un atteggiamento standard in tutti i pazienti o lo riservate, come diceva giustamente il collega, a una malattia linfonodale più estesa o quant'altro? Di base tendete a irradiare i campi in cui si è trovata positività linfonodale alla linfadenectomia, corretto?
No, dico la seconda, la linfadenectomia, questo studio di cui parla, che ha parlato Suardi, sì, come standard, e tendete a lasciarli poi senza ormonoterapia, se hanno il PSA indosabile, corretto? Mentre invece Schiavina ha trattato questo paziente pur col PSA indosabile, dico bene? Corretto, volevo soltanto capire come funzionava, grazie. Per riassumere e concludere, penso che siano, quindi siamo tutti d'accordo nel dire che se cosa fare è un altro discorso e possiamo parlarne a lungo, però il ruolo della PET nel capire quali pazienti possono giovare di un eventuale trattamento di salvataggio, questo mi sembra aver capito da tutti voi che è un punto condivisibile. Possiamo andare avanti. Ma allora concludiamo magari con un ultimo caso su un problema che è fonte di dibattito tra il gruppo di Bologna e il gruppo di Milano, perché se interrompere o meno la terapia ormonale non è ancora chiaro dagli studi che sono stati fatti. Chiaramente con piacere è stato notato che le linee guida europee hanno aggiornato un pochino tutto l'aspetto della follow-up e della diagnostica della ripresa del PSA, aggiungendo appunto i parametri di PSA cutoff, doubling time e velocity, però credo che un problema legato alla terapia e a cosa fare con la terapia vada un pochino affrontato. Per questo, per esempio, è un paziente eclatante che ha fatto una prostatectomia, era un NX, ha una ripresa abbastanza precoce, vista l'età non ci si è accaniti nel cercare di eseguire una terapia intermittente che poi sospeso lungo la strada, e a un certo punto, dopo una sospensione di un anno, è arrivato a 12 di PSA. Un pochino presi dallo spavento l'abbiamo ristadiato ed è venuto fuori, come vedete, una colata linfonodale spaventosa, con un linfonodo anche latero cervicale, una grossa linfoadenopatia e un SUVmax, che è un pochino il parametro medico nucleare più attendibile, molto elevato. Allora è stato subito rimesso in terapia ormonale e la risposta alla terapia è stata immediata, quindi il PSA si è azzerato, la petcolina, come è venuta fuori, totalmente negativa. Allora noi abbiamo poi riguardato tutti i nostri pazienti che avessero fatto una PET con e una PET senza colina, la prima prima di cominciare la terapia ormonale e la seconda con la terapia ormonale, e nel nostro gruppo di medici nucleari abbiamo notato che i pazienti che hanno un tumore prostatico ormonosensibile, come col PSA, la PET è in grado di valutare la risposta. Allora, è chiaro che è un esame troppo costoso solo per vedere se, però va tenuto in considerazione prima di eseguire una PET, se fare o no una sospensione della terapia. Anche se però, per quanto riguarda i pazienti ormonoresistenti, resta da valutare se discontinuare la terapia ormonale possa avere un significato. Quindi la discussione va impostata in questi termini, cioè è sempre indicata una sospensione della terapia ormonale prima di un esame così costoso, e se sia adeguato farlo nei pazienti ormono refrattari. Noi a Bologna, per esempio, qualche mese di sospensione la facciamo di default, la facciamo sempre, quasi ce lo chiedono i medici nucleari. Come Gemma Cialotucci sul discorso, sulla gestione della terapia ormonale? No, più che altro la mia domanda è appunto a Schiavina, quale può essere l'utilità della PET in una situazione di risposta sierologica così importante? Cioè, cosa ci aggiungerebbe fondamentalmente dal punto di vista clinico? Diciamo che in un caso come questo, sapere che la paziente ha risposto o attraverso la PET o attraverso il PSA non cambia nulla. In generale, però, in un paziente che abbia un PSA più o meno responsivo, la PET ha un ruolo prognostico, secondo me, perché identifica il volume tumorale meglio del PSA, può farlo meglio del PSA. Diciamo, come il PSA, che in qualche caso diventa refrattario alla terapia e ricomincia ad alzarsi, ci dà un volume, diciamo, del tumore che è insensibile, anche la PET ci può dare un volume sia del tumore sensibile sia del tumore insensibile. Direi che potrebbe un ruolo, essere, diciamo, prognostico. Sì, può essere più interessante in realtà la PET da valutare in casi in cui il PSA tende a salire, quindi c'è una progressione di malattia, valutare le serie di progressione di malattia. In quel caso lì alcuni dati ci dicono che non è indicata la sospensione della terapia ormonale prima di effettuare la PET. Certamente, anche perché se i dati appunto
che ci dimostrano che i valori di PSA e il PSA double in time vanno di pari passo con la detection rate della PET, sospendere la terapia ormonale non ha senso. Vanno di pari passo. E una domanda invece per Allegri, per quel che riguarda invece, rientro un pochino di più nella mia pratica clinica quotidiana. In casi in cui la scintigrafia ossea ci evidenziasse una sola singola lesione metastatica, considerando la sensibilità e specificità di PET con colina e scintigrafia ossea, e magari la PET, magari con colina, con una maggiore specificità, ci evidenziasse un maggior numero di lesioni, questo cambierebbe la nostra pratica clinica? In caso di lesioni metastatiche ossee? Allora, innanzitutto, se volete fare un trattamento mirato a una singola lesione, secondo me la PET non potete non farla, nel senso che dovete sapere se ce ne sono delle altre. In più, rispetto alla scintigrafia ossea, avete anche la valutazione dello stato linfonodale del paziente, cosa che con la scintigrafia ossea e basta, non sapete. La domanda è un pochino provocatoria, nel senso che si parla tanto di trattamento locale, però in caso di lesioni secondarie ossee, se andiamo a valutare la fisiopatologia delle metastasi ossee, quello che sappiamo è che siamo di fronte ad una malattia sistemica. Sì. Mi rifaccio al secondo caso clinico che Schiavina non ha presentato, ma che in cui praticamente veniva fatta una domanda in cui si diceva in caso di singola lesione ossea, facciamo una radioterapia localizzata o impostiamo la terapia ormonale? Secondo me su questo non c'è dubbio, io farei una terapia ormonale e sulla radioterapia avrei dei fortissimi dubbi. No, io non perché faccio il lavoro che faccio, ma noi abbiamo trattato diversi pazienti che avevano subito un intervento chirurgico, dopo l'intervento chirurgico si è messa in evidenza magari una lesione ossea o a livello del bacino o ad altri livelli. Se la lesione ossea è singola, ma siamo arrivati fino a due lesioni, questi pazienti li abbiamo trattati anche sulle lesioni ossee, non con un dosaggio radicale, scusate, e questi pazienti comunque attualmente sono liberi da malattia. Perlomeno non c'è, diciamo, c'è un controllo, anche gli esami di rista di azione sono negativi. Quindi io credo che il problema qui sia proprio selezionare il gruppo di pazienti, perché è evidente che dobbiamo cambiare la filosofia. È ovvio che magari in una fase iniziale tu cerchi di trattare in questo modo magari il paziente più giovane, il paziente perché sei anche più motivato, ecco. Però secondo me esiste una categoria di pazienti per i quali non necessariamente il trattamento radiante deve essere escluso, ma anzi può far parte proprio di un trattamento radicale cucito addosso al paziente. Bene, forse abbiamo l'ultimo minuto per chiudere, forse si può parlare del timing, quando fare la PET, a che cutoff se la terapia ormonale ci cambia il cutoff che dobbiamo utilizzare per fare la PET. Riccardo? Secondo me dal momento in cui dobbiamo scegliere dobbiamo cercare il maggior numero di metastasi, sia che sia refrattario o meno, se non compromette la clinica e come dire il paziente, una sospensione conviene, anche perché un paziente che abbia tre metastasi e sia ormono refrattario, sospendendo la terapia magari ne identifica delle altre che erano sensibili alla. Quindi useresti lo stesso cutoff indipendentemente dalla terapia ormonale? Sì. Il cutoff non avendo tutti gli ospedali il ciclotrone, quindi non avendo tutti la, come ci ha detto la dottoressa Di Muzio, la 11 carbocolina, possiamo utilizzare il discorso legato al fatto che dobbiamo utilizzare un cutoff leggermente più alto se abbiamo la fluoricolina, o sono solo speculazioni? Sì. No, in letteratura è così, ma soprattutto per la ripresa locale, perché come dicevamo ha un'escrezione urinaria leggermente superiore. Il limite è questo, può mascherare delle lesioni, quindi è per questo che si suggerisce un valore un po' più alto del PSA. Però io non lo prenderei come un dato assoluto. Domande dal pubblico? Essendo già in ritardo, chiuderemo la sessione. Grazie a tutti, grazie ai relatori. Tutti.